l'adolescente che scompare non fa subito notizia. In Italia dal 1974 sono sparite 55.000 persone, 9.000 soltanto l'anno scorso. E su 24 che ogni giorno mancano all'appello, 5 sono minori. Ma se a sparire è una cittadina del Vaticano, come Emanuela Orlandi, le cose cambiano. Infatti, appena Roma viene invasa dai manifesti con la sua foto, a mobilitarsi non sono più solo polizia e carabinieri, ma anche i servizi segreti. Intanto, intorno qualcosa comincia a muoversi e l'appello di Giovanni Paolo II farà fare un salto di qualità a questo intrigo. 11 giorni dopo la scomparsa, Giovanni Paolo II in persona parla del caso. Domenica 3 luglio, al momento dell'Angelus, il tradizionale discorso della domenica mattina, a sorpresa il Papa parla del caso Orlandi. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso. Sposta il tiro dalla scomparsa volontaria, parla di responsabilità di qualcuno esterno. Cioè è il Papa, è Karol Wojtyła, che dice dal balcone di San Pietro Emanuele Orlandi è stata rapita. Ancora oggi non si sa perché lo abbia fatto. È stata una cosa positiva per noi, il fatto che se ne interessasse il Papa. Noi, famiglia vaticana, abbiamo sempre vissuto Vaticano, quindi il riferimento poteva essere il Papa. A dimostrazione che questa scomparsa non è considerata come un normale fatto di cronaca, due agenti dei servizi segreti italiani si presentano a casa Orlandi. Sempre dentro casa questi servizi segreti. Per dire se arrivava qualche notizia, se arrivava qualcosa di importante. In fondo per noi rappresentavano in qualche modo la giustizia e le autorità, le persone alle quali facevamo riferimento. Servizi segreti, coinvolgimento personale del Papa. La scomparsa di Emanuela diventa un affare di Stato. Proprio così. La scomparsa di Emanuela diventa improvvisamente un affare di Stato. Intanto a casa Orlandi si susseguono una serie di telefonate che inquietano per la quantità di particolari che chi sta dall'altra parte del filo conosce. Ci furono le telefonate di Mario e di Pierluigi. Effettivamente Mario e Pierluigi avevano delle informazioni che riguardavano la persona di Emanuela. Va detto anche però che in quei giorni casa Orlandi era frequentata da tantissime persone, per cui le informazioni che Mario e Pierluigi raccontavano in realtà non erano così tanto difficili da trovare. Beh, questo però vorrebbe dire che tra le persone che frequentavano, è un'ipotesi, che frequentavano casa Orlandi ci poteva essere qualcuno, diciamo, che giocava, faceva un doppio gioco, giocava su due tavoli. A mio avviso è assolutamente plausibile. Intanto sulla scena irrompe una nuova voce, è un anonimo che tirerà dentro la storia di Ali Agca, il killer turco dei lupi grigi che il 13 maggio 1981 aveva tentato di assassinare Giovanni Paolo II qui in piazza San Pietro.